Il risultato è travolgente. Mio padre 5 anni scarsi, mio zio 3 anni e mezzo, in assenza della madre, decidono di fare del paracadutismo. Si buttano dalla finestra del secondo piano, attaccati all'ombrello del nonno, e si spacca subito, arrivano per terra, sopravvivono per miracolo. Mia nonna giunge richiamata dal pianto dei bambini, si rende conto di quello che hanno fatto, vede che sono ancora vivi e poi li massacra col battipaglia. Ma poi cosa fa la nonna? Si vanta con le amiche dicendo: mica tutti i bambini si buttano dal secondo piano per sperimentare il paracadute. E questi due dementi decidono quindi di darsi alla nautica. Loro vivevano sulle sponde del Lago Maggiore e decidono di attraversare in barca il lago a remi, e non hanno la barca, prendono il mastello dei panni della madre, due pezzi di legno, e partono per la traversata del lago. Affondano a 100 metri dalla riva, vengono salvati all'ultimo momento da un pescatore, colpo di culo, che passa di lì, e li riporta a casa, chiama la madre li massacra col battipaglia, però dice: ma i miei, la nautica, l'aviazione, capite che... Allora i due disgraziati decidono di fare un'altra esperienza interessante, cioè prendono la sorellina di un anno e mezzo, la legano a un albero in giardino, accumulano fascine, si fanno i segni con gli indiani, piume di gallina, danno fuoco perché vogliono mangiare la donna bianca, e la bambina urla ovviamente, povera zia bianca, arrivano i vicini perché mia nonna era andata a fare la spesa, e salvano la piccola, chiamano la madre, gli dicono che cosa è successo, la madre li massacra di morte, e finale della cosa, quando hanno 13 anni devono fare la cresima, erano entusiasti Fulvio e Dario perché mio padre, mio nonno aveva comprato delle scarpe di vernice bianca che erano un lusso sfrenato. Fanno tutto il corso di catechismo, soltanto che l'ultimo giorno, prima del rito religioso, arriva il vescovo di Varese a interrogare i cresimati. Becca subito mio padre, che era magrissimo con i dentoni già da piccolo, e gli dice: tu bambino, dimmi, chi è il papà di Gesù? E lui risponde: San Giuseppe. Il vescovo si incazza... Sapete che non è San Giuseppe, no, perché... Molto tossico sulla mano. Dio Padre.